siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Benvenuta nella nostra postazione bellissima qui di Radio Bruno Area Stile, a Noemi. Grazie mille, sono molto contenta di essere qua. Abbiamo avuto ospite Gaetano Curreri, Veronica, oh, Veronica. Il mio tutto. Io ti chiamo Noemi, però insomma c'è davvero un grossissimo in bocca al lupo, viva il lupo da parte sua, che grazie, è anche co-produttore del tuo album. Certo, lui ha partecipato, a parte che è stato un braccio destro importantissimo, è produttore insieme a me del disco e insieme a Celso Valli, che è il produttore musicale. Io voglio proprio bene a Gaetano, è da un po' di anni che ci conosciamo e lavorare con lui questo disco sicuramente ha dato alla mia al mio album, e a me, devo dire, delle sicurezze, perché lui è stato veramente un'ottima spalla su cui appoggiarsi e anche io tifo tantissimo per lui, tra l'altro, molto. La tua canzone è bellissima, è proprio bella. Finalmente abbiamo svelato pure in parte che cosa c'è all'interno del mondo di una borsa della donna. È molto bello, il testo mi ha colpito subito e il twist della borsa di una donna è un twist geniale e credo che Marco e gli autori siano riusciti in qualche modo, con la giusta distanza che solo un uomo può avere, a descriverci in maniera veramente molto oggettiva, no? Quindi, però anche con una grande con affetto, ecco, quindi anche i nostri difetti, no? Come quei mille scontrini che ci sono nel testo, vengono visti con un occhio comunque amorevole. Una canzone che è contenuta nel tuo nuovo album, Cuore d'Artista. Certo. Un album bellissimo che attendavamo. Guarda, a me piace questo disco, però non sono obiettiva perché ogni scarrafone è bella mamma soia. Ci ho lavorato molto, come vi ho detto già, è un lavoro che è iniziato 2 anni fa e sono contenta perché lavorando anche con a sei mani, no? Con Celso e Gaetano, sono riuscita in qualche modo a trovare delle persone che mi hanno dato dei grandissimi consigli, ma che si sono anche fidati di quello che sono io, che sento io, quindi il disco fondamentalmente è mio, però loro mi sono stati a fianco con una grande personalità, però siccome sono delle persone che cose belle nella loro vita, capito, le hanno già fatte, hanno fatto dei pezzi fantastici eccetera eccetera, e Patti Bravo tra l'altro è una che ne ha cantati, no? Dimmi che non vuoi morire. Mi hanno lasciato i miei spazi, capito? Sono stati tranquilli, è stato veramente un bel lavoro. Io, come vada, sono contenta del lavoro che ho fatto, sono contenta del pezzo perché mi rappresenta il mio disco. Spero che riesca a rappresentare non solo le donne, ma anche gli uomini che magari ci ritroveranno all'interno della canzone. Vogliamo parlare invece della serata delle cover con un pezzo bellissimo di Loredana Bertè. Dedicato. Beh, io l'ho scelto fondamentalmente perché Ivano Fossati è tra gli autori del mio del disco e è un grandissimo che ha scritto Dedicato, e Loredana Bertè rappresenta quel tipo di interprete che ha vissuto la musica con grande libertà, con grande rock and roll, quindi una donna di peso però anche che si è saputa divertire e che ha una grande vena blues nel suo repertorio. C'è un bel repertorio, tra l'altro Loredana un po' di tempo fa me l'ha detto, dice, però vedi Noemi, ti stai tirando su un bel repertorio, e quindi siccome mi ha detto questa cosa bellissima, spero di poter fare almeno la metà di quello che ha fatto lei. E poi c'è un'altra grandissima che è la Patti Bravo, che rappresenta lo stesso tipo di interprete, bellissimo, rocchissima e super super potente. Vedendoti così hai proprio un'energia, una grinta, un entusiasmo bellissimo, ma se ti devi descrivere in questa nuova avventura sanremese con una parola... Una parola, quella che ho sempre usato, rossa, perché racchiude tutto. Grazie mille Noemi, se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Certo, un saluto gigantesco a tutti gli amici di Radio Bruno, mi raccomando, ascoltate la musica, ascoltateci e ascoltatemi se vi va. Ci va.